Continua la raccolta di adesioni da parte dell'associazione Aptudes, che tutela gli interessi di oltre 150 padroni terrieri Trancone Rimini Nord in merito agli espropri effettuati per la realizzazione della terza corsia della 14 e delle opere complementari. Questa mattina, durante la conferenza stampa nella sede riminese della Fondazione, il vicepresidente Corrado Brancati ha tracciato un bilancio di questi primi 18 mesi di lavoro. Abbiamo ottenuto una rivalutazione media di circa 14 volte rispetto a quella che era l'indennità originariamente offerta da società autostrade, con delle punte molto molto più importanti, cioè addirittura di 600 volte rispetto al valore iniziale. Sono dei risultati, fra l'altro, che hanno riguardato tutti i proprietari che si erano associati nel tratto pesarese, cioè 31, sia le grosse proprietà che i piccoli proprietari, e siamo contenti di averli potuti seguire tutti con la stessa attenzione, anche coloro che non avrebbero potuto permettersi diversamente una tutela individuale. Sono risultati che abbiamo ottenuto sia sui terreni agricoli, con dei valori che vanno da 14, 15 fino a 23-24 euro al metro quadro, mentre originariamente erano di 2-3 euro al metro quadro, sia su terreni edificabili, e soprattutto ciò che ci piace ricordare sono le rivalutazioni che abbiamo avuto sugli edifici coinvolti per dei danni che subivano dall'avvicinamento della corsia, danni che Società Autostrade all'inizio non voleva riconoscere e che in qualche modo noi abbiamo dimostrato esistenti e che abbiamo visto quindi riconosciuti. La cosa eclatante è una rivalutazione di oltre 600 volte e Società Autostrade riteneva di dover pagare soltanto 40 metri di giardino a un valore di 2 euro al metro quadro. Noi abbiamo dimostrato che l'avvicinamento del fronte autostradale di 10 metri con la costruzione di una barriera alta 9 metri a distanza di 2-3 metri dal fabbricato comportava una svalutazione del 20-30% dell'edificio, ottenendo quindi un'indennità promessa di 100.000 euro. Ringraziare molto Società Autostrade, che ha compreso il carattere propositivo della nostra associazione, mai inutilmente polemico. Per quanto riguarda Rimini, le procedure rispetto alla regione Marche sono partite un anno dopo, ad oggi sono 60 gli associati, ma continuano le stime. Ho depositato infatti presso gli organi comunali il progetto per la presentazione di osservazioni per la valutazione di impatto ambientale che dovrà essere poi fatta, e si vede che verrà realizzato quindi un intervento lungo 28 chilometri con una strada addirittura a 4 corsie e quindi con un intervento espropriativo che sarà in questo caso molto più importante, molto più massiccio rispetto alla realizzazione della terza corsia. E già per questo ci siamo attivati e quindi tutti coloro che volessero già da adesso essere seguiti dall'associazione possono venire in associazione. Ovviamente in questo caso seguiremo non soltanto la procedura estimativa che sarà da qui, si verificherà da qui a qualche anno, ma seguiremo anche tutta l'attività preliminare. Al fine di cercare di evitare, ove possibile, danni particolarmente pesanti alle persone.